frazione di Gassino Torinese solo dal 1928, Bardassano è nota per il suo castello, costruito nell'XI secolo e destinato a prigione nel periodo di dominazione della città di Chieri. Secondo la tradizione, vi soggiornò l'imperatore Barbarossa dopo la distruzione di Chieri nel 1156. Il castello attuale, riedificato nel secolo XIV e XV, è formato da un nucleo principale con torri angolari circolari ed un mastio, a cui fu aggiunto in seguito un ampio fabbricato esterno. Appartenne ai signori di Tondonito e Bardassano, poi dei Castiglione, Provana e Balbo Bertone. Terminato il ruolo militare, l'edificio fu trasformato, a partire dal XVII secolo, in sontuosa residenza, con la creazione, tra l'altro, di terrazzi a giardino e stanze decorate in un gusto aggiornato. Il castello vide inoltre, nella prima metà del Novecento, un intervento di restauro dell'architetto Carlo Nigra. Non molto lontano sorgeva un altro castello, detto di Tortonito, distrutto dalle bande di Faccino Cane nel 1397. Il luogo fortificato era in posizione strategica, come baluardo chierese nei confronti del turbolento Monferrato. Risale alla fine dell'Ottocento la parrocchiale di San Michele Arcangelo, dalla originale facciata in cotto decorato.